Pigiamini, buona domenica e ben svegliati. Allora, prima di tutto vi volevo dire una cosa che non c'entra con l'oroscopo. Io assolutamente mi schiero a favore di tutta la campagna Sveglia Italia, che ieri ha mosso tutta l'Italia in tutte le piazze, e ritengo che sia un gesto di assoluta civiltà la legalizzazione delle unioni civili anche tra persone gay. Quindi questa è la mia posizione e niente, ve lo volevo dire, che vi interessi oppure no, però insomma. Ma io ieri in piazza non c'ero e invece volevo sostenere tutto questo movimento assolutamente. Poi invece parliamo dell'oroscopo. Dunque, oggi c'è una piccola novità planetaria, nel senso degli spostamenti dei pianeti, perché Venere, proprio che è il pianeta dell'amore, e amore sia, non, indipendentemente da che sesso siamo, passa dal segno del Sagittario al segno del Capricorno, quindi va piano piano ad unirsi a Mercurio, che è già nel Capricorno da un pochino di tempo. Per cui per i segni di terra soprattutto si prospetta un periodo di 15 giorni circa di amore razionale, mentale e particolarmente meditativo. Ma di grande amore. Dato che oggi è domenica e a me piacciono un sacco le gite fuori porta, vediamo con la luna nel segno del leone, come tanto tempo fa mi aveva suggerito la mia amica Marzia, che se c'è ancora ci scriva qua sotto, vediamo che gita fuori porta sarete oggi secondo l'oroscopo del giorno. L'acquario oggi con tutto storto, la gita fuori porta la boicotta a favore del telecomando libero. Il Capricorno va in gita culturale e costringe tutti i compagni e parenti alla guida alla Basilica di San Sulfurio sul Monte e poi soprattutto vi interroga, sappiatelo, Venere deve attecchire ancora un po'. Per il Toro la gita fuori porta oggi può essere soltanto un percorso enogastronomico, ma possibilmente in motorino, perché non aspettatevi che da cantina a cantina il Toro prenda la bicicletta, soprattutto dopo il secondo bicchiere. Leone si sta lamentando. Il Sagittario deve riprendersi dall'abbandono di Venere, quindi oggi va in spa per dimenticare. La bilancia di smancerie oggi non ne vuole sapere, perché appunto inizia ad avere per qualche tempo Venere che è quadrata, quindi in posizione diciamo non favorevole. Quindi, invece della gita fuori porta, si dà al cinema, fuori porta, si dà al cinema multisala, ma con un sacco di caravelle. Per la Vergine, passeggiata romantica, perché invece lei aveva un sacco di voglia di avere Venere finalmente a suo favore, quindi passeggiata romantica, così ha un sacco anche di tempo per chiacchierare e pensare. Mi raccomando, astenersi per di tempo. L'Ariete da oggi inizia il suo periodo detox dalle coccole. Che invece, perché lei ha avuto a favore Venere per un sacco di tempo, e quindi adesso invece decide che basta. Basta coccole affini, per cui per la sua gita fuori porta opta per un paio di discese in solitaria sulle piste più vicine. Lo Scorpione con la luna storta, perché nel segno del leone abbiamo detto, decide che bando alla gita fuori porta, lui oggi si dedica a lunghissime sessioni di amore, senza chiedervi il permesso. Okay, questo Marte qui lo Scorpione lo manda fuori di testa. I Gemelli, senza nessun pianeta a favore, oggi devono vedersela assolutamente con Saturno. Quindi la gita fuori porta è a guardare il mare, meglio se in tempesta, meglio se nel mare in tempesta ci sono dei surfisti fichi e audaci che credono di essere a Palm Beach. Il Leone con la luna nel segno, abbiamo detto oggi, si fa portare dagli amici senza decidere, oggi non brontola, anzi è felice per dimostrarlo, mette la musica in macchina. Il Cancro parte per una biciclettata perché ha un sacco di energie da sfogare, indipendentemente dal clima, però per favore, visto che da oggi ha Venere per qualche tempo, appunto una quindicina di giorni opposta, nessuno gli telefoni perché lui deve usare tutto il suo fiato per pedalare e fare a gara. Perché Marte lo rende anche competitivo con le macchine che sfrecciano sulla provinciale di fianco. Infine, i pesci oggi si danno allo sport perché anche loro hanno questo Marte a favore. Quindi pranzo al sacco e trekking d'altura. E è anche possibile che oggi i pesci riescano a non perdersi. Meraviglioso. Ragazzi, scrivetemi, commentatemi, mandatemi le foto della vostra domenica, della vostra gita fuori porta, se la fate sul divano va bene lo stesso. E noi ci vediamo domani con il prossimo Oroscopo in pigiama. Ciao!